Yugi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui insieme a Soul che ci porta la sua deck profile di Ricca Sonavanon. Ma prima di iniziare vi ricordo come sempre che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da Card Trade Corner. Magic Corner ma ha cambiato nome, testa di cazzo. Vabbè, però nel senso trovate il loro store qua sotto in descrizione. In più col codice sconto 2023 cappello potete ottenere il 10% di sconto su carte singole o prodotto sigillato. O entrambi, nel senso come volete. Inoltre vi ricordo che se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force of Will e Digimon, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto in descrizione. Mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo io passerei subito alla decklist. Bella a tutti ragazzi, sono Soul, conosciuto anche come Leonardo, e porto la lista del best mazzo come bravo giardiniere che non sono. Ricca Sonavanon ha un buon matchup in generale contro tutti i mazzi che giocano i bestial. Perché? E secondo me era perché gioca solo acqua e terra. Anche sì. E quindi mi sembrava una buona meta call anche perché riesce a gestirsi molto bene. Partirei dalla prima partenza che sono i tre petali, che è una carta fortissima perché ci permette di aggiungere da mazzo mostro Ricca o di mandarlo al cimitero. Questa cosa è interessante perché ci fa giocare intorno a troll. In più, se si trova nel cimitero durante il turno dell'oppo, possiamo evocarlo special durante la sua era, quindi fa anche da recovery, quindi è gigantesco. Mia figurina preferita, tre princess. Questa carta fa estremamente ridere perché è la tua carta lei, preferita? Perché entra special a caso, perché ogni volta solo dico sì sì, perché lei entra special quando è sul terreno possiamo evocare solo piante, però ogni volta che io dico effetto per entrare special mi chiedono ogni volta costo, io dico no entra special e basta. Quindi è molto divertente da dichiarare. E in più fa da negate di mostro, perché se controlliamo un Ricca ed è in mano un cimitero, siamo tributari di questo mostro pianta, rimescolarla di costo nel mazzo e negare effetto mostro, quindi è tipo extender più interruzione. Abbastanza rotta come carta che è uscita da pote, ci fosse una carta che è uscita da pote che non fosse forte. Mudan, anche lei è uscita molto prima, però è molto buona, è un extender, permette di tributare un mostro pianta per entrare special. Quando entra normal lo special possiamo aggiungere magia trappola da di archetipo, molto molto forte perché la terreno, che è la carta principale del mazzo, vogliamo accederci in tutti i modi possibili, per cui è molto molto importante veramente. I brick sono Snowdrop, lei entra special tributando un mostro pianta come Mudan, però lei entra special insieme a un'altra pianta, in più possiamo targettare un mostro pianta sul terreno e far diventare tutte le piante del suo stesso livello, quindi ci permette ad avere accesso a mostri di rango che è molto molto importante per fare full combo. E poi l'ultimo, semi brick, che Primula, se tributiamo un mostro che controlliamo entra special, importante perché ci serve l'extender di livello 4, dovrebbe essere un brick, concretamente mi ha fatto da extender ogni singola partita che l'ho vista in mano, una volta l'ho anche normalata e fatta full combo. Poi la figurina più forte del mazzo, Loci. Questo è un gellone livello 1 che pure in americano, non vorrei dire, ne ho uno solo americano in realtà. Pezzente. Sono italiani. Purtroppo sì, ce l'avevo, ne avevo uno solo. Anche Snowdrop è americana e le Mudan non sono americane. Però il resto no, purtroppo. Succede. Quello che avevo l'ho messo americano. Twin, questo è il vero brick. Questo è il sull'arsene gemello. È una carta veramente brutta perché se la vedi in mano piangi. Se non la vedi in mano fai full combo. Molto semplice. Perché specialmente Loci da cimitero se controlli Dryas, non c'è altro di sapere di quella gara. Poi Gigatech, hai visto un Mandragora, fa da Cyber Drago per le piante ed è un livello 4. Cosa che ci interessa è che è un pianta livello 4 che fa da Extender e quindi quando attiviamo Glamour, da qui arriviamo a vedere cosa fa Glamour, è un livello 4 in più che ci aggiungiamo in mano, quindi ci serve per plassare in sostanza. Lonefire, speciale a pianta da mazzo, non c'è altro da dire, serve in mono perché a volte non abbiamo accesso a Loci e lei possiamo specialarla di Jasmine e poi abbiamo accesso a Loci, quindi ci sta averla come mono se veniamo interrotti. Poi vabbè, tre Glamour, questo fa il ladino del mazzo, possiamo aggiungere Ricca da mazzo, però possiamo anche decidere di tributare di questo mostro pianta per aggiungere, oltre al mostro Ricca che abbiamo, mostro pianta dello stesso livello ma con un nome diverso.
Quindi ci fa plussare un sacco in mano, ci fa dare tutti i combo, i pezzi della combo che ci servono per fare full combo ed è fondamentale, cioè non si può giocare in meno copie e costa anche un fottio. Scelta particolare perché molti la giocano in meno di tre copie, la tripla Concon, in realtà che fa da board breaker perché è una Layer of Darkness, perché una volta per turno anziché tributare roba nostra per attivare effetto di roba ricca, possiamo tributare roba dell'oppo, quindi tributiamo mostri dell'oppo di costo, solo mostri. Controlliamo mostro ricca, possiamo settare magia trappola di archetipo da mazzo, quindi possiamo settarci o glamour oppure possiamo settare la nostra lastra che è un'interruzione alla fine. Lastra ci permette di targettare un mostro sul terreno, non può attivare i suoi effetti fino alla fine del turno. Se vogliamo possiamo tributare di costo un mostro pianta per prendere il controllo di quel mostro e farlo diventare un pianta fino alla fine del turno. Quindi è molto molto grossa come interruzione, soprattutto quando tiriamo noi shifter e giochiamo sotto shifter. Vabbè, Sowing, in italiano è Solar Vite Seminagione. Possiamo specialare l'Oci da mazzo, se controlliamo Dryas specialiamo un Solar Seme qualsiasi, quindi specialeremo Twin per fare la combo in risoluzione, perché perdere 1000 è importante, perché triggererà Dryas che poi specialerà di extra e quindi da sola evoca tre mostri sul terreno. In più un altro effetto, perché non basta averne uno, se un mostro Link pianta sta per essere distrutto, possiamo invece bandirla, fa da Bale Links e ci protegge della distruzione. L'extender più forte del mazzo che speciale Loci, non è neanche buon turno, certo da dire. Mio migliore amico e fratello Shifter, a Questa noi fa prima male. o poi la leveranno, eh. No, mai, mio fratello. È molto importante perché non fa giocare TR e noi facciamo comunque combo. Perché facciamo Jasmine che si protegge da sola, Mudan, Konkun, Lastra che ho fatto vedere prima, più Princess in mano molto spesso. Quindi Flatgate più doppia interruzione è tipo FTK. Turno 3 UTK facile. Poi vabbè, le Entrap non mi piacciono, a meno che non siano tipo Shifter, per cui ho deciso di giocare di main tre Dark Ruler No More. Da sole spaccano la board, per cui sono gigantesche. Non c'è altro da dire. Il mazzo è senza Spelltrap Removal, cioè non ci sono mostri che fanno veramente da Spelltrap Removal. Per cui ho deciso di mainarli, ho mainato tre Cosmic e un Duster. Una scelta molto molto particolare che ha ripagato, perché cioè non c'è niente da dire, sono stati veramente forti. In generale se vado secondo forzo la counter tier, forzo la continua, oppure tolgo completamente la continua. O se vai prima e la peschi contro Perle Reino è gigantesca, ci sono un sacco di carte contro cui Cosmic è forte, contro Flander non c'è nulla da dire, contro qualsiasi mazzo che sette non c'è un mazzo che non sette è forte. Contro Zombie World, che è l'unica carta contro cui ho perso. Però vabbè, e poi vabbè, tre perma. Cioè, Shifter e Perma sono le uniche entrap buone in questo formato. Per cui sono le uniche entrap che ha senso giocare. A me le entrap piacciono un sacco, quindi quelle posso giocare, le gioco. Extra, non c'è molto da dire di extra, è sempre. Cioè, dovrebbe essere perlomeno sempre quello, perché sono quelle le carte che si giocano. Red Dryas, standard. Due li usi per fare la combo, il terzo se ti interrompono un Dryas, dato che non è once per turno, ti serve. Doppio healer, se non ancora li ammazzo. Doppio healer, time, ti fa guadagnare life points, ti triggerà Jasmine per la combo, sì, però puoi giocarne uno solo, ma gioco il doppio perché una volta un Flander al time mi ha fatto la quick e io ero sotto shifter e gli ho detto sì, ho fatto il doppio healer e ho vinto così. Un po' triste, però la vita. Mudan, lei è molto forte, non sempre, però spesso è forte. Possiamo rivelare le prime tre dalla cima del mazzo quando entra. Possiamo specialare fino a due piante e poi può modulare i livelli dei mostri a cui punta qua in basso, in base ai livelli che è nel cimitero, quindi nulla da dire. Cioè, se sculi è fortissimo, se non mille niente ci hai provato. Diciamo che quando bricchi è forte perché non hai piante in mano, quindi la probabilità di millare almeno un pianta dovrebbe essere. Doppia Jasmine, molto importante perché se ti negano una, tiri l'altra. Loro si proteggono da sole e i mostri a cui puntano se hai più life points. In più puoi tributare un mostro a cui punta, speciali pianta da mazzo, pianta che vuoi. E se guadagni life points aggiungi una pianta da mazzo. Quindi è rotta, non c'è altro da dire. Urina rotta. Melias, Reborn all'Oci da Grave. Ed è un link 3, appunto. Benga Lancer, il risorgente. Benga è enorme. Puoi scegliere come bersaglio durante la main un
un mostro sul terreno, lo fa tornare in mano, subisci danni pari al suo attacco. Se non subisci danni, però, non lo rimbalzi. O meglio, se provi a far rimbalzare un mostro con zero di attacco, rimane sul, che è una cosa da ricordarsi, perché mi è successo, tipo contro il mostro dei Kashtira, non potete farlo rimbalzare perché ha zero di attacco. E in più un altro effetto, che possiamo bandire mostri pari o solo link rating da cimitero per evocare lo special da cimitero di Sereborn anche da solo, cosa che vi sconsiglio spesso di fare perché i bestial sono delle carte, ma... ed è lui un luce, è l'unico luce oltre a Jasmine nel mazzo. Piastrenna, mi devono arrivare le ultramericane. Due livelli 4, stacchi materiali, targetti pianta o carta ricca nel cimitero, la aggiungi in mano. Se viene tributata dall'effetto di una carta, possiamo, se viene tributata, possiamo evocare specialmente un mostro di rango 5 superiore pianta da extra deck o cimitero. Importante, perché a volte abbiamo gli Xyz che ci servono nel cimitero e noi ce ne freghiamo. Poi teardrop, possiamo staccare materiale, targettare un mostro sul terreno e tributarlo. Se ha come materiale mostro pianta, l'effetto diventa rapido. E effetto mandatorio non once per turn, ogni volta che una carta viene tributata guadagna 200 di attacco, quindi diventa anche un bittone. Poi le ultime due carte, che sono Alsei e Hyperiton, lui Gigatech, anche lui. Dichiariamo la carta dalla cima del nostro mazzo. Se la carta che abbiamo dichiarato la aggiungiamo in mano, se non è quella carta stacchiamo e la mandiamo al cimitero. Se una carta viene mandata da mazzo al cimitero, stacchiamo materiale, targettiamo la carta sul terreno e la mettiamo o in cima o in fondo. Perché è importante mettere o in cima o in fondo, perché se l'avversario ha top deck e gli mettiamo una carta sul terreno in cima, sappiamo cosa pesca, è probabilmente una pescata del tubo, per cui il turno dopo lo ticappiamo. Hyperiton fa da negate di mostri la maggior parte delle volte, ogni tanto spell, perché durante il nostro turno, se attiviamo l'effetto di una carta, targettiamo lo stesso tipo di carta, mostro, magia o trappola nel cimitero, lo attacco con materiale. Durante il turno dell'oppo, se il mostro attiva mostro, magia o trappola, possiamo staccare lo stesso tipo di carta come attaccata come materiale e negare e distruggere la carta. Si arriva al side, finalmente. Ci sono un po' tante carte in questo mazzo, come Monopancra, che mi ha servito bene. Non ho niente da dire, è stato fortissimo. Contro qualsiasi cosa è forte Pancra. Tripla lancia, perché... odio Flander. E perché Evelyn è una carta brutta? Evelyn è una carta incredibile. Non capisci proprio un cazzo. Tre buchi neri. Perché buco nero e non Ray Jackie? Perché Ibli e Discepolo di Ra sono delle carte. Tutti quelli che dicono che sono dei meme devono stare zitti, perché Discepolo me lo hanno tirato e stavano per tirarmi anche Ibli. Fortuna non me l'hanno tirato. Per cui questa è una carta magnifica. Di cosa stavamo parlando prima? Nulla. Questo è stato il cambio dell'ultimo secondo, perché quando sono andato a regionale giù a Roma stavo giocando Nibiru, però poi ho detto che avere Nibiru sul mio terreno mi dava fastidio per il semplice fatto che mi uccideva carte come Dai, avevo sto robo sul terreno che voglio sempre togliere, per cui ho detto, alla fine ho deciso di giocare Evelyn. Ha fatto il suo, è stata meno forte del previsto purtroppo, però è comunque stata una figurina molto forte, giocatela assolutamente. Poi carte going first: mia sorella Rivalry, mio fratello Judgment e mio cugino Pointer. Lui l'ho pescato e mi ha fatto vincere un game. Loro avrei voluto vederli, non li ho minimamente visti. Loro le ho viste e quando le ho viste mi hanno tirato Duster. Una volta mi hanno fatto vincere un game, l'altra volta mi hanno tirato Duster, quindi è stata abbastanza bella. Ma se no il terzo giudizio al posto della Point, visto che è monocopia, è limitato. Pointer è talmente forte che è 50 volte più forte di Judgment. Cioè non c'è un motivo per non giocare a Pointer ora che non c'è più Red. È tanto più forte. Vedi tutta la mano del logo e gliene togli una che gli serve. Tu lo flippi e hai vinto la partita. Judgment no. Judgment, se Tier parte normalmente, l'unica causa che puoi negare se non hanno World Breaker è per le Reino. Per cui ha molto più senso fare 2-1. E volevo avere più World Breaker che Floodgate, perché sono forti. Però realisticamente tu hai paura che ti spacchino la board. Non avere una board più forte, per cui aveva molto più senso maxare questi che questi, e questo è più forte del terzo Judgment assolutamente. Sì, ti posso dare ragione, e tutti e due puntano comunque. C'è da dire questo. E va bene ragazzi, il video finisce qua, spero come sempre vi sia piaciuto, fatemi sapere qua sotto con un commento se li volete Soul, perché Soul, c'hai qualcos'altro da mostrare? Qualche altra decklist? Se volete, appena esce Photon Hypernova, ho Spring Guns da portare. Potrebbe essere interessante, visto che i mazzi meme sul mio canale vanno che è una bomba. Quindi, ragazzi, tra un mesetto se ne potrebbe riparlare con Spring Guns. Detto questo, vi salutiamo e noi ci rivediamo ciao lunedì, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!